Alfio! Alfio, la vedo bello abbronzato! Sono commosso! Sono commosso! Come mai di questa accoglienza? No, dovevo venire solo, poi volevo venire anche mosso, allora... Da vedere! Posso poggiare? Certo, Alfio, ci mancherebbe altro, prego. Grazie, ragazzi. Lo poggio. Questo, ricordiamolo, per coloro che non avessero mai seguito e non conoscessero il nostro Alfio, è il suo, come definirlo, il suo impianto? Vedo... Il suo impianto, cos'è? Questo cimelio che io gli dovessi dire, mi ricordo, non l'ho preso, gli direi una bugia. Senta, ma cioè lei va a fare le serate con questo... Sì, porca miseria. No, per carità, ci mancherebbe. Che voce? No, figuriamoci. Con questo, vero, lei riesce a farsi sentire. Che l'ha vista la camicia. Bella, guarda. Marina? No, della Sasce. No, Sasce, voglio dire, Mestre Alfio. C'è proprio lo slogan. Sì. Senta, Alfio, ma lei sarà anche l'interprete del nuovo jingle pubblicitario della Sasce? Il jingle? Sì. Come farà? Sasce veste Alfio, sarà così? No, Sasce. Gliele Alfio. Ah, ho capito. Allora Alfio, parliamo di noi. Parliamo di noi. Io guardi, sono emozionato per due motivi. Il primo motivo d'essere qui ora. Il secondo motivo è a pensare di dover andare via dopo. Grazie. La nobilita non sa quanto, la nobilita... Guardi... Senta, posso interromperla un attimo? Ma che scherza, vero? Via, prego. Sì o no? Porca miseria, ma che scherza, vero? Allora, una lettera ci è arrivata qualche giorno fa, e un amico di Viareggio, quindi vicino alle sue zone... Vicino a Torre del Lago, sì. Appunto, dove lei di solito lavora, no? Campeggio Italia, poi fuori Pennichella, sono stato 2 stagioni... E all'ippopotamo. Sì, non importa che li ricordi. Ecco, ci scrive questa lettera, questo amico di Viareggio. Ma Alfio sa realmente le parole delle canzoni che va a interpretare? Io, ma ora un pulito va bene, poi... Qui no. Se no si fa un pulito, perché... No, un dubbio, ecco, una risposta chiara, efficace, una volta per tutte. Ma che scherza, vero? Oh, signor Conti, dai, tu si gioca mia cincinella, cioè, lei le sa tutte le parole. Ma che scherza, vero? No, dopo sentiremo anche oggi. Ci ha preparato una canzone anche oggi. Ma che scherza, vero? Che sono lui, amici, come che... Senta. Lei, ricordiamo, è famoso e ha lavorato moltissimo in Versilia, no? Qualche ricordo che ce l'ha portato a far vedere stasera? Nel 71, mi ricordo... Guardi, questo qui dentro, in questa scatolina... Alito originale James Dean. James Dean. Va bene. Lì dentro... 1971. Lo faccio vedere alla televisione, se no dice sto nel grullo, è vero, guardi. Ecco, proprio facciamolo vedere, inquadriamo bene. 71, c'è scritto, Alito. Alito originale James Dean. Non era ancora morto nel 71, Ma, ora non glielo so dire. Senta, mi tolgo una curiosità, ma come ha fatto a raccogliere l'alito di James Dean? Allora, gli spiego, era a fare una serata lui, James Dean. Allora appena mi vide, come mi vide, mi disse Elfios. Chiaramente in inglese, no? Elfios. You were Elfios. Dio, te tu sei GMS. Oh, bello. Erfius, ma... Come ha fatto a raccogliere l'alito dentro? E gli ho detto, difatti, Gimos, te ti mangiava la cipolla. E lui sai che mi ha detto? No, yes. No, sì. No, sì. E allora? Fiatatus.
racchiuso nella scatola. Ah, la va... oh, guardi, guardi, lei la mi deve dire se questo non è un cimelio. Bacio di Marilyn Monroe. E dov'è? Dov'è? Scusi, qui c'è un E lo so, e lo so. Bacio io non lo vedo, voi lo vedete? No. E dov'è il bacio di Marilyn Monroe? No, è la moglie, la Norma. E la me l'ha messo in lavatrice. Allora, che... va... che va... valore c'hanno, ma scusi. Ma no. Questa donna, ma lei è sposato, Alfie? Con la Norma. Ah, la Norma è sua moglie, che fa? Com'è, com'è? Che tipo di donna è? Come lei. Senta, sono stato 5 mesi, tutte le sere tornavo a casa e non mi aveva preparato nulla da mangiare. Tutte le sere. Lasciavamo una bicicletta, la voleva viaggiare con questa bicicletta, ci sa un cortile noi. Uh-huh. E lei era sempre a giro con questa bicicletta, sempre. Una sera avevo fame, gli disse, Norma! No, allora lei girava in bicicletta? O tu fa finire di viaggiare in bicicletta e fammi a mangiare o ti rimetti il sellino perché c'è la faccia. Alfio, guardi che il tempo è tiranno. Allora, ci racconti piuttosto e ci faccio ascoltare la sua canzone, su. Questa settimana, ora... Sellino a bicicletta. Gli ha la Norma. La voleva la mountain bike. Gliel'ha comprata? Sì, gliel'ho comprata per farvi vedere. Oh, ma la mountain bike. Ma l'ha visto il sellino della mountain bike? Soprassediamo su questo argomento e andiamo a sentire la canzone di stasera. A lei. A lei. Che canzone è? Non me la ricordo. Vabbè, comunque, dimostrazione. A Torrellaru. Modo. Ma lo sai che mi è successo a Torrellaru? Che è successo? Mi si è fermata la Vespa. E allora? E l'ho portata a Vasco in meccanico. Ah, gliel'ha fatta ripartire subito? Ma che, l'era chiuso, madonna. Ora tanto. Sentiamo la canzone, forza. Si sente, se il basista, quello l'ha lavorato per Curcio, mi mette le basi. Andiamo. Vai. Piaggia. Stop. Ma passa. Quanta miseria. No, era un dubbio. Sì. Cuore. Piaggia. È il serio. Scappa il pisciare.